Namaste, io sono Ace e Breve, bentornati a un altro episodio di XCOM 2 War of the Chosen. Siamo di nuovo con l'Acecom, vediamo un po' che cosa riusciamo a fare oggi andando sul ponte. Comandante, bello rivederla di nuovo in forze. Benvenuto sul ponte, il centro nevralgico dell'operazione. Del nuovo mondo. Gli alieni tengono in pugno il nostro intero pianeta. La Advent controlla tutto. Governi, comunicazioni, industria, per non parlare dell'esercito. Sta a noi riprenderci tutto quanto. Le risorse e il tempo scarseggiano, comandante. Sta a lei decidere come sfruttarli al meglio. La nave è sua. Grazie, Bradford. Ora abbiamo la nave a disposizione, vediamo comandante, un po' di capire come funziona. Stiamo provando a metterci in contatto con una fazione della resistenza nota come i Mietitori. Sono molto discreti, quindi ci potrebbe volere un po' di tempo prima di ricevere risposta. Nel frattempo, consiglio di eseguire una scansione dell'area per cercare altre risorse. Non si sa mai cosa potremmo trovare. Oh, bene, bene, bene. Uno dei contatti della resistenza ci ha segnalato un luogo sul quale vale la pena indagare. E adesso ci andremo. A quanto pare la base è in America, in quel di Seattle, o comunque nello stato di Washington, o nei dintorni. 5 giorni per un po' di risorse, di riserve, comandante. Dopo i nostri recenti successi, i membri della resistenza negli Stati Uniti occidentali ci hanno inviato dei rapporti su attività che meritano la nostra attenzione. Andiamo in quel di Boston, no, forse ancora più in su, no, in realtà Boston è qua sotto, ma siamo in quel del Canada. Comandante, le scansioni remote dell'Avenger ci permettono di ispezionare l'area in cerca di indizi e risorse. Ci vorrà un po' di tempo, però abbiamo un sacco di terreno da coprire. Allora, un paio di cose. Io ho aggiunto tra un episodio e l'altro un paio di mod, ma sono semplicemente mod che mi aiutano. Non c'è niente di materiale nuovo se non roba cosmetica, quindi personalizzazioni per i vari soldati e qualcosa che vedrete poi a livello tattico. Mentre non, a livello di gameplay è quello di War of the Chosen, non ho intenzione di cambiare perché voglio mostrarvi questa espansione per così com'è. Qua abbiamo ingegneri, scienziati, leghe, Elerium, dati, riserve e introito. Abbiamo più 150, siamo a corto di risorse perché le ho usate per costruire roba fondamentalmente. Queste teoricamente sono le tre fazioni dell'espansione e qua abbiamo la nostra prima scansione. Quindi cominciamo a fare questa scansione qua, aspettiamo un po' di tempo, vediamo un po' se siamo fortunati a finirla. Finiamo prima questo. Il progetto ha avuto successo, comandante. Che sono i materiali ibridi, assegniamo la nuova ricerca. I materiali ibridi, fino ad oggi le nostre truppe a causa della carenza di risorse si sono fatte bastare le corazze di fortuna assemblate da Shen con i materiali di recupero. Affidandoci a metodi in apparenza obsoleti, abbiamo trovato un modo di produrre un tessuto in nanofibra multistrato in grado di resistere agli impatti diretti con l'armatura tradizionale ma senza il peso aggiunto. Molto interessante, quindi abbiamo il corpetto a nanoplacche e l'armatura a placche, quindi abbiamo due cose, il corpetto e anche l'armatura possibile. Abbiamo le armi sperimentali, la biotecnologia e le armi modulari, andiamo con le armi modulari che è breve. E ricontinuiamo allora a cercare. La collega che mi ha preceduto non sapremo mai cosa ti ha detto, ma è la dottoressa Valen. Risorsa strategica individuata. Quindi 64 riserve per noi, grazie Taigan. E adesso abbiamo 8 giorni per un po' di reclute nuove, quindi andiamo a fare questa indagine qua. Thomas Capitano intanto si è ripresa dalle ferite, è molto più veloce la ripresa dalle ferite, quindi potremmo eventualmente utilizzarla. Adesso vediamo cosa fare. Più cresce la resistenza, più aumentano le occasioni per colpire la Advent. Abbiamo già identificato un possibile bersaglio utile a sabotare le operazioni degli alieni. Il tempo scarseggia, quindi dobbiamo agire in fretta. Ottimo, allora esaminiamo il bersaglio. Il bersaglio è una missione facile. Abbiamo Jock Joker, un ingegnere. Molti dei ragazzi che sono iscritti, per farvi vedere tutti, alcuni li ho messi come VIP, quindi sarete ingegneri e scienziati e cose varie. Alcuni invece li ho messi solo come soldato a seconda insomma della partecipazione insomma che avete sul canale. Recupera l'oggetto dal rifugio della resistenza. Questa la facciamo, è una missione facile, speriamo che sia facile. Intanto impostiamo la rotta e poi andremo a recuperare qualcuno. E intanto vediamo di andare in quel degli Stati Uniti occidentali per fare la nostra missione. Prima di fare questo vorrei passare un attimo produzione, perché abbiamo 78 riserve. Se vado un attimo in armeria, no scusate, in reparto di ingegneria, no scusate, in armeria, perché volevo reclutare me stesso. E anche reclutiamo ancora uno, reclutiamo Ambarbacci Cicocò Matteo Conte, vada, scelto completamente a caso. E se andiamo un attimo in reparto di ingegneria,
E vediamo un attimo. Costruzione di oggetti. Abbiamo costruito qualcosa di sta roba? Per adesso abbiamo solo un medikit. Mi sarebbe utile un flashbang, però non abbiamo i soldi per poterlo comprare perché ho preso qualcun altro. E quindi andremo senza flashbang, ma va bene lo stesso. Prima di contattare Bradford, ha vissuto qualche anno nelle colonie, vero? Sì, era uno dei vantaggi del lavoro con la Advent. Una bella fortuna all'apparenza. Ma quella vita aveva un prezzo. A quanto pare ai milioni di abitanti delle città non importa. L'Advent osserva sempre, però. Niente riesce a sfuggire al suo sguardo. A quello degli alieni o a quello dei sistemi automatizzati. Ok, allora. Un certo effetto, dovrei mostrare i documenti a un lampione. Ehi, comandante. Ok, allora, questi quattro sono gli stessi che ho usato nell'ultima missione. Li usiamo di nuovo oppure andiamo direttamente con delle reclute? Essendo facile, vorrei provare ad usare altri. Quindi proveremo ad usare delle reclute. Oppure facciamo un mix, dai. Mettiamoci dietro il granatiere, ci mettiamo dietro creatore scelto, lo specialista, forse lo specialista che è meglio. Qua intanto c'è un piccolo sfasamento di cose. Portiamo due reclute che saranno Honey e sarà... andiamo con me stesso, andiamo ad andare con loro quattro. Tutti porti due bombe, tutti porti il medikit, che così abbiamo qualcosina interessante. Mentre voi siete a posto, direi di sì con tutti quanti, giusto per vedere se ha qualcos'altro di differenza. Tu hai l'armatura o qui, o l'armatura senza, o l'armatura bruttissima oppure l'armatura figa, che è quella appunto di ufficiali. Siamo pronti ad andare, a quanto pare nessuno si vede gli occhi a parte JBR. Siamo pronti ad andare? Andiamo, io dovrei personalizzare la mia arma, non so perché mi ha preso quest'arma qua. Quindi andiamo sotto personalizza arma. Colore arma, io voglio l'arma rosso set e anche la mettiamo, ma sì dai, visto che sono io, che cosa mi sono messo qua, le strisce? Le striature? Sì, eccole qua, le striature. Così ho la mia, sono l'unico che ha fatto così perché sono io che sto facendo questa cosa. I legami, abbiamo qualche legame possibile, a quanto pare con Lapo o con Honey sono molto affezionato. Qualcuno di voi può fare qualche legame, non abbiamo ancora visto. Coesione, abbiamo un po' di coesione. Non abbiamo visto eventuali legami, no? O posso così vedo chi sta con chi. Dobbiamo semplicemente capire. Volevo capire un attimo. Se io vado prima di fare questa missione, la squadra sarà quella, ma vorrei capire sotto visualizza soldati se quelli che ho utilizzato di voi, legame tra soldati, tu e Thomas siete a posto, dovrei premere, ma come faccio a produrre legame? Ah, ok, devo aspettare che la coesione vada su. Sarebbe fiero di vedere cosa è riuscita a fare. Vabbè, l'importante è che siamo qua. Vorrei che ci potesse vedere reagire. E facciamo allora la nostra missione. Inutile. Mi creda, lo siamo sapeva. Pronti? Attenti? Se c'è qualcosa via. Che non ha mai perso è la fiducia nell'umanità. Sapeva che potevamo vincere le nostre condizioni. Sky Ranger, partito. Ci siamo, è in perfette condizioni. Ok, quindi siamo pronti a fare la nostra missione. Speriamo bene. Non vorrei portare tutte reclute perché siamo comunque a livello comandante, quindi stiamo sempre molto attenti. Le forze della resistenza di questa zona hanno sottratto un archivio dell'Advent contenente dei file legati all'operazione aliena sulla quale stiamo indagando. Gli alieni hanno contrattaccato riconquistandolo, riprendendosi i dati e uccidendo tutti i combattenti. Non ci fermeranno. Prendete il controllo dell'area, neutralizzate i contatti nemici e recuperate i dati. Tecnicamente questa, essendo una missione di recuperare rifugio della resistenza, potevo usare un'unità sola anche giusto per andare a recuperare e andarmene via, perché probabilmente non sarà da uccidere tanta gente. Ma vediamo se riusciamo a farci lo stesso qualcosa in questo caso. Mena sono 5, abbiamo le coordinate di un archivio Advent vicino, okay, alla fin posizione. Attenzione, è protetto da cariche autodetonanti. Disinnescatele ed estraete il pacco prima che i suoi contenuti vengano distrutti. Qua mi viene spiegata l'anteprima del bersaglio, che è quella che usiamo con l'alt. Però ho messo anche la telecamera a 45 gradi, che bello. Abbiamo 14 turni per arrivare a destinazione.
Cominciamo ad avvicinarci, dobbiamo arrivare fin là sopra, quindi c'è un bel po' di strada da fare. Cominciamo a muoverci magari qua. Affermativo. E apriamo la porta? Cucù. Ok, quindi qua siamo a posto, possiamo andare fino a qua. Qua c'è un'altra porta, quindi magari avviciniamoci tutti alla porta a sto punto. Corro. Subito. Eseguo. Tanto ci avviciniamo alla porta, poi vediamo di andare avanti ancora. Sentiamo rumori? Tu dovresti andare prima qua però. Ordine ricevuto. Un po' ho sprecato il turno, ma va bene. Allora intanto andiamo qua. Ci vado subito. Non vedo ancora nessuno e la strada è abbastanza libera. Proviamo ad andare. Tu sei davanti, sì. Tu potresti andare qua. Mi muovo all'istante. Vedi qualcosa? No? E se ti metto qua? Forze nemiche avvistate. Ci sono due soldati da quella parte. Devo capire da che parte vanno. Ho messo anche il numerino. Vedete che c'è il numerino dell'energia a disposizione. Tu potresti andare qua. Su, su, su. Vediamo se non ci vedono. Perfetto. Così mi vede se c'è qualcun altro. E tu resti. No, tu vai qua. Sto andando. Se riusciamo a fare lo swing verso destra, riusciamo ad arrivare più velocemente, forse. Ok, allora. Honey. Dobbiamo arrivare qua. C'è la via diretta e c'è una via. Qua c'è il limite della mappa, quindi comunque dobbiamo passare dentro quella porta, mi sa. Qua possiamo andare eventualmente a piano di sopra. E qua c'è solo questa porta per questa stanza qua. Quindi tu puoi muoverti qua. Posizione confermata. Ok, e non ce la fai ad arrivare lì. Però essendo questo il limite della mappa, puoi muoverti qua. Ok, io posso muovermi direttamente qua. Corro. Neutralizza i bersagli nemici comunque, quindi abbiamo il tempo, ma il tempo ce l'abbiamo per recuperare il carico e basta, sembrerebbe. Tu vieni qua e tu vieni qua sopra? No, vieni qua sotto, magari qua no perché c'è la porta, quindi ti muovo qua. Scatto. Il nostro pesante lo lasciamo un attimo più indietro, ma adesso vedrete che recupererà con la posizione. Stanno arrivando dentro la stanza. Adesso vediamo se è il caso di attaccarli o no. Ok, allora, siamo qua, ci sono quei due lì. Se io mi muovo qua. Ordini confermati, mi muovo. Tra l'altro ci sono le icone che mi mostrano. Ricordano i sectoidi della prima invasione, ma con una struttura genetica addizionata di DNA umano. Quindi sono più forti che mai e hanno un potenziale psionico ancora più elevato. Io posso muovermi qua. Ricevuto. Mi muovo solo così evitiamo di stare vicino a quelli. E adesso vediamo di spostare anche loro. Quindi Honey, mi vieni qua non va bene. Qua non va bene. O fai la corsa che arrivi fin qua. Fai la corsa che arrivi fin qua. Loro non mi vedono perché hanno la visuale interrotta su questa colonna qua. Però ci sono questi che, se mi muovo, vedete che c'è l'iconcina. Se mi muovo qua mi vedono, se mi muovo qua mi vedono. Però se mi muovo qua sono coperto, ma rischiano di vedermi quelli di là. Quindi intanto ci muoviamo. Se mi muovo qua la vedo molto brutta. Proviamo a muoverci qua. Vado. Ok. Tu ti muovi. Mi piaceva questa posizione qua, ma è un po' difficile da raggiungere. Tu devi muoverti qua. Molto bene. E tu ti muovi. Ti posso muovere al piano di sopra anche. Però per arrivare al piano di sopra non puoi più farlo perché c'è lui davanti alla scala. E ti posso muovere qua, ma è un po' rischioso. Tu sei quello col medikit, tra l'altro. Ti posso muovere qua, ma è rischioso. Ti posso muovere qua dietro. Molto bene. Quindi tu fai il giro qua dietro e ti metti dietro qua. Ok. Vediamo cosa fanno i sectoidi, ma soprattutto. Ok, questi due mi vengono incontro e non è tanto bello. Perché adesso lui è bloccato qua e non può passare per la porta. Mi vedono? Sa che mi vedono. Eh sì, mi vedono, sì.
Si muovono di tantissimo sti tizi. Allora, questo si è messo. Beh, una granata e questi due li dovrei riuscire a eliminare. Però l'importante è che non ho attivato quelli. Allora, voi potete prendermi una granata in faccia e li uccido tutti e due. Oppure posso muovermi e ucciderne uno, muovermi e uccidere l'altro. E Guren, il nostro Guren può venire indietro e attaccarli? No, perché? Perché sei un pesante, quindi sei un po' difficile. No, sei, non sei il pesante, sei il medico tu. Allora, tu puoi muoverti qua. Posizione confermata. E spararmi una granata qui. Granata in arrivo. Due danni, però non hanno più copertura. Adesso ritorniamo un po' indietro. Sa che ritorniamo un po' indietro. Ti muovi. Honey si muove qua. Mi muovo. E mi spara 84-85. Vai con l'84. Bravissimo Honey. E io, no, oppure lui. Lo muoviamo. Io posso muovermi qua. Io posso muovermi anche qua. Però forse è meglio se ti muovo qua. Ok. Vediamo se io riesco a fare un'uccisione. 61%. Ottimo. Uccisione confermata. Molto bene, promozione ottenuta. E tu hai bisogno di muoverti. Ah, c'è il buco qua, attenzione Mi possono vedere tramite quel buco lì. Tu puoi metterti qua in guardia. D'accordo. Vediamo se arrivano dietro questa porta o no. Ok, non è ancora successo niente. Abbiamo ancora 9 turni per arrivare lì. Quindi io ritorno qua. Mi muovo. E ricarico. Guren, vieni non qua davanti. Puoi venire. Qua è abbastanza rischioso. Ti muovo qua. Confermo. E ti metti in guardia. Affermativo. Gianni lo mettiamo qua. E si mette in guardia. E Honey vieni qua. Vado intanto in posizione. Ti metti in guardia. Ti metti in guardia. Se loro si muovono abbiamo la possibilità di attaccarli. Se no entriamo là dentro. Ok, allora con 8 turni a disposizione cominciamo a muovere. Noi sappiamo che ci sono due alieni. Un alieno per forza qua e un alieno per forza qua, e si vedono perché non posso andare in quella posizione. Quindi io potrei anche lanciare una granata. Possiamo anche lanciare una granata qua. Potrei anche lanciare una granata. Oppure ci muoviamo sneaky sneaky e... Allora andiamo qua. Ordini confermati. Non li vedo da qua. Li ho visti per una frazione. D'accordo. Se vado qua però li vedo, quindi, e anche se vado qua li vedo, quindi non va bene nessuna di quelle due posizioni. Se vado qua potrei vederli. Se vado qua potrei vederli. Ci sono altre cose qua, potrebbe essere utile. Allora Honey la facciamo scattare fin qua, sperando che non veda nessuno da quella parte. Attivate loro. Quindi questo si becca il mio colpo. Ottimo. Nemico a terra. Adesso c'è solo da beccare il sectoide. Allora, tu hai ancora una carica, una granata. Puoi lanciarmi una granata contro di lui. Lanciata. Quattro danni, c'è ancora 4 di energia. E tu hai un 30% di colpire, molto basso. Però lui in questo momento non può colpirmi nessuno a parte lui. Quindi io posso avvicinarmi qua e sparargli attraverso la finestra. Siamo vicini. Ah, posso fare la violazione della cassa. Qui Avenger, abbiamo conferma della presenza del pacco. Andate a recuperatelo. Facciamolo. Vediamo cosa possiamo fare. Allora, disinnesca il detonatore di questo dispositivo 100%, recupera un indizio su una struttura aliena 40, tempi di scansione dell'Avenger ridotti del 50% per 4 settimane. Ma proviamo a fare questa. Fallimento nessuna però.
Proviamo a fare questa. Oh! Ah, per poco. Avrei dovuto non essere così. Però va bene. Va bene, va bene, va bene. Intanto abbiamo disinnescato la cosa, quindi la prima parte della nostra missione l'abbiamo fatta. Attrezzatura recuperata. Ho tutto il tempo adesso. Confermato. Le cariche sono inattive e il pacco è nostro. Mi ha usato il turno proprio per fare questa cosa. Rimaste nella zona. È scappato. Lui è scappato. Sono in movimento. Ti vedo? Forze Advent avvietate. Ce ne sono altri. Ok, c'è un altro sectoide, un altro soldato. E abbiamo ancora... Vedo un 47% sul sectoide che sta in fondo. Però io posso accerchiarvi da qua. Posso accerchiare il soldato da qua. Posizione confermata. Ottimo. Bersaglio neutralizzato. Quindi ci manca un sectoide e mezzo. Tu lo vedi già da qua. Però avrei bisogno di lanciare magari la granata. Ricevuto. Per dargli fastidio. Di nuovo sull'obiettivo. Andiamo con la granata su questo sectoide qui. Prendi qua. Se riesco a distruggere la copertura sarebbe utile. Credo di avergli distrutto la copertura. Sì, ho devastato mezzo edificio qua. Quindi tu adesso... Perché non lo vedi più? No, non lo vedo più. Allora andiamo qua. Affermativo. Tu salti là dentro, vai qua. E dovresti avere un 75 di fargli però 4 danni. 5 danni, ottimo. Bersaglio neutralizzato. Quindi manca solo l'altro sectoide che è là in fondo, che abbiamo sempre il 47% di beccare. E ci proviamo. Ottimo. Finito? Bersaglio inerme. Mena sono 5, stato confermato. Tutti i nemici eliminati e area libera. Complimenti. Mena sono 5, stato confermato. Missione compiuta. Complimenti a tutti. Complimenti a tutti. 6 uccisi su 6. Feriti 0. Uccisi dei nostri 0. Turni usati 8. Scattiamo pure la foto di gruppo. La nostra fotina di gruppo. Vediamo di fare un po' di modifiche, perché mi piacciono tantissimo quando possiamo fare un po' di modifiche varie. Ah, abbiamo ci sono le pose come si chiama? Per singola cosa. Bello, bello, bello. Tra l'altro, non vorrei dire, ma anche qua c'è lo schema delle fogne? Siamo in uno schema delle fogne? Praticamente. Ci mettiamo davanti al... Bello questo. Tutti per dietro. Così anche non è male. Con la scala mobile dietro mi piace. No, però possiamo farlo... Sì, dai, con la scala mobile dietro potrebbe essere. Tipo così. Allora, tu che posizioni hai da specialista? Questa non è male. Quella da granatiere, vediamo che cosa hai da granatiere. Con questo qua esplosivo mi piace. Poi ci sono io, che però mi metto la mia posizione col pollice in su completamente a caso. No, giriamolo un pochino. Ecco, così mi piace. E Honey che spara direttamente in camera. Così non è male, eh. Magari giriamo ancora un pochino. Sì, io sono il barbone che sto chiedendo. Scusate, dov'è l'uscita 2? Ok, e questi ci stanno tutti. Posso mettere anche un quinto soldato, così, che si trovava là per caso, l'ignaro passante. Allora, disposizione XCOM, testo. Questa diventa... Gli alieni sono spacciati. No, scusate, dov'è? No, l'uscita. No, mettiamo come testo 3 e missione 2. Come testo sotto non mi interessa. Tra l'altro dobbiamo metterlo in... questo? Sì. Perfetto, e andiamo a mettere anche questo come 1913 e lo chiamiamo... Beh, abbiamo fatto molto bene in realtà, eh. Cominciamo a far saltare tutto per aria. Cominciamo a far saltare tutto per aria. Scatta foto.
Ok, questo mi piace, mi piace, mi piace, ce la salviamo. Se vi piace il video anche a voi è il momento di lasciarlo questo. Andiamo pure avanti e vediamo un po' cosa riusciamo a fare. Alla base, perché io sono contentissimo, insomma, di aver fatto una missione decente. Vediamo cosa diventiamo. Nell'ombra per distruggere tutto ciò che fin qui noi abbiamo costruito e fare precipitare la terra nel caos che caratterizzava il vecchio mondo. Soltanto 100%, uniti nell'amore degli anziani potremo avere la meglio, costi quel che. Ok, ritorniamo con la base, vediamo un po' che livelli abbiamo fatto. Dovrebbero aver livellato sempre tutti. Bello quando le truppe tornano. No, senza non ha livellato JBR. Non possiamo chiedere di meglio. Allora, tu mi sei diventato abbiamo un protocollo da combattimento o protocollo medico. Il nostro Guren Ragan invia Gremlin da un nemico per fulminarlo. Andiamo di protocollo da combattimento, perché Guren Ragan era, se non sbaglio, un pesante nella lunga guerra, quindi lo facciamo la build, diciamo, da hacker da combattimento proprio offensiva. Poi andiamo con Honey, che mi diventa un pesante, giustamente, come dovrebbe essere, che fa saltare in aria le cose, e io divento un tiratore scelto. Fico, sono un cecchino. Bello, bello, bello. Sono anch'io un cecchino col mio... sembra molto Kenshiro in questo momento con la ginocchiera. Quindi molto, molto bene. Hanno fatto abbastanza fatica, come potete vedere, quindi non li potrò tanto utilizzare. E devo capire coi legami come siamo messi. Abbiamo coesione, però devo capire come funziona. Abbiamo recuperato un nucleo dell'Aerium, l'archivio dati alieno, la cassa, probabilmente uno di questi oggetti, forse la cassa, e l'abbiamo recuperato dal fatto che uno dei sectoidi aveva lasciato giù qualcosa, cadavere dei sectoidi e cadavere dell'Advent. Decodifica l'archivio alieno, avendo scoperto un archivio di dati con contenuti alieni possiamo ricercarlo e vediamo un po' cosa succede adesso. Saluti, comandante. Il consiglio che conosceva non esiste più. I suoi membri hanno tutti giurato fedeltà all'amministrazione Advent, con una sola eccezione. È un piacere vederla di nuovo. Dal giorno della sua cattura ho fatto il possibile per aiutare la resistenza dall'interno. Sono stati loro a fornirci le informazioni che hanno reso possibile la sua liberazione. Per il momento, le forze della resistenza sono un po' disorganizzate. Se vogliamo battere la Advent e sconfiggere gli alieni, le cose devono cambiare prima che sia troppo tardi. Quelli che vede sono rapporti top secret su casi di civili scomparsi nel mondo. I numeri sono in aumento. Sospettiamo che vengano trasferiti in una base segreta Advent, ma purtroppo non ne conosciamo le coordinate esatte. Il tempo stringe, comandante. Deve assumere il controllo delle operazioni della resistenza in tutto il mondo. Stabilisca contatti con le cellule locali e le coinvolga al più presto. Trovi la base segreta e la occupi immediatamente. Salvi il nostro mondo. Il tempo è tiranno. Buona fortuna, comandante. Grazie Pelatino. Ok, il nostro nuovo obiettivo è contattare la resistenza nella regione della base segreta. Ricerca le comunicazioni della resistenza, vola verso la regione della base segreta e stabilisce un contatto. Quindi la parte normale, diciamo. I suoi ultimi obiettivi operativi, però abbiamo recuperato il signor Joker. Lei continua a stupirmi. Ha superato le mie più rosee aspettative. Ok, abbiamo bisogno di riserve perché stiamo spendendo tutti i soldi. Se abbiamo più ingegneri possiamo iniziare a fare spazio per le nuove strutture. Conviene continuare a cercare reclute perché ci servirà dello staff per le strutture quando saranno finite. Grazie, grazie Joker che sei venuto in mezzo a noi e ti metto anche subito a lavorare. Ho avvisato l'equipaggio di evitare le razioni di carne della Advent. Non sappiamo ancora cosa ci mettono in quella roba. Eh sì, chissà cosa ci mettono. Vediamo di prendere 50 riserve. Comandante, 50 riserve. Non ho visto nulla di importante nei materiali alieni rimasti nell'area. Se la ripuliamo, forse avremo spazio per una nuova struttura. Stiamo scavando, comandante, ma ci vorrà del tempo per togliere tutta quella roba. Ok, vedremo allora di continuare nel prossimo episodio. Io sono come sempre Ace the Brave e come al solito, Namaste, be brave!